qualche settimana fa qualcuno ha detto che la pacchia per i migranti è finita. Ma di quale pacchia stiamo parlando? Andiamo a scoprirlo. Siamo qui nella sala messa a disposizione dal comune di Bardonecchia, messa a disposizione dell'associazione RecoSol, che è la rete dei comuni solidali. Siamo qui con Musa, che è il mediatore culturale di questa associazione. Qual è il tuo lavoro? Il nostro lavoro è basato sull'informazione per le pericole del montagna e anche per l'informazione generale dell'asilo in Italia. Poi non dimentichiamo anche i ragazzi che passano qua, ma più parte sono chiedenti di asilo. Parliamo di informazioni tipo di problemi del Dublino, che sarà un problema se uno lascia qua, va a chiedere un altro posto, probabilmente non esci fuori dal sistema e liberi di tutto il percorso. Anche la prefettura fa parte di questo progetto che offre l'accoglienza da a un altro, diciamo, opportunità di inserire nel percorso di accoglienza in Italia. Altre cose, questo progetto è stato molto utile questo periodo di inverno, diciamo, che è il periodo più difficile. Poi non dimentichiamo anche i ragazzi che vengono a passare a piedi e non sapevano proprio che cos'è la pericola di montagna, e non è una cosa per noi come emigrati o come africani, anche per noi è molto difficile nel sopportare un 20 gradi, diciamo, per salire. Siamo con il sindaco di Bardonecchia, Francesco Avato, per chiedere un po' della questione migranti. Come vive il suo paese questa questione? Ma fino qui direi abbastanza bene, anche perché le attività che si sono svolte sono attività che hanno consentito di gestire questo fenomeno e quindi non renderlo in alcun modo impattante sulla comunità locale. Non che questo voglia dire che non ci siano state persone che si siano interrogate su quello che accadeva e ci chiedevano informazioni, eccetera, però al momento, per come le cose stanno andando, mi sembra che non, che questo, questa dinamica non generi paure incontrollate. Posso chiederti qual è la tua storia? La mia storia è... non è, diciamo, non ci sono molte differenze di questi ragazzi che vengono a passare. Ho fatto lo stesso percorso. Come ti sei trovato in Italia? A che età sei arrivato? Io sono arrivato nel 2004, non sono oggi, sarebbe 13-14 anni fa. È un tempo anche nel sistema di accoglienza italiana è un po'. È difficile, diciamo, quel tempo, non sono come adesso, se anche adesso ci sono più opportunità perché sono stati modificati tante leggi a favore degli emigrati che vengono, perché non tutti gli emigrati hanno il diritto di asilo, hanno dato anche protezione umanitaria, eccetera, tipo di permesso di soggiorno che la possono avere. Lì che noi concentriamo molto con questi ragazzi, perché ci sono agenti che passano di qua, come sapevamo tutti, non hanno tutti l'asilo. Lì che spieghiamo, se qualcuno vuole avere documenti deve aspettare, spieghiamo anche la nostra storia personale. Capivano bene che noi siamo qua a lavorare, è diverso quando tu parli con uno che non lavora, non ha trovato lavoro, due anni non è stata commissione, aspetta un centro di accoglienza che non gli piace lui. Dipende anche dalla persona, perché non tutti i ragazzi che vengono a passare di qua hanno informazione o non hanno tutti le vuole di stare anche qui in Italia. Il trattato di Dublino, detto in pochissime parole e molto molto semplicistiche, è quel trattato che è stato firmato da quelli che oggi sono tornati al governo, penso alla Lega Nord, che dice sostanzialmente che
i migranti, i richiedenti asilo e i profughi possono chiedere fare la richiesta di asilo e di protezione nel primo paese di sbarco, nel primo paese d'arrivo. Quindi fatalmente si parla di Italia, Grecia e Spagna, perché questi sono i paesi in cui arrivano i migranti. Dopodiché non si può più fare da nessun'altra parte. La riforma che il Parlamento europeo ha proposto, su cui ci siamo trovati tutti uniti, invece prevede che i cittadini che arrivano, i migranti, i profughi, i richiedenti asilo, possono fare la richiesta nel paese che desiderano, perché magari hanno dei parenti in Francia, in Svezia o in Germania, e non soltanto nel primo paese. È una riforma che è possibile fare. Quelli che non vogliono farla sono gli Stati membri, ancora una volta. Gli Stati membri, ancora una volta, compresa la Francia, stanno bloccando in Consiglio la riforma di questo trattato, che invece sarebbe fondamentale non soltanto per questioni umanitarie, ma sarebbe fondamentale anche per regolare una volta per tutte i flussi migratori. Il modello Bardonecchia è l'avanguardia nell'accoglienza dei migranti. Di cosa riguarda? Ma innanzitutto è un modellino, poi diciamo che noi non è che facciamo una vera e propria accoglienza. Qui abbiamo inteso dar vita ad uno spazio calmo, così l'abbiamo ribattezzato, che è un luogo di contatto con i migranti, che molto spesso raggiungevano Bardonecchia e raggiungono ancora Bardonecchia senza avere minimamente idea del luogo in cui sono e dei rischi che corrono e non hanno consapevolezza di quelli che potrebbero essere gli scenari a cui vanno incontro se non hanno le giuste informazioni. Ogni giorno noi sentiamo una storia diversa dell'altro, perché non hanno le stesse, però più o meno sono, però la storia che è stata più famosa qua sarebbe la storia della donna che è stata salvata in tempo giusto anche per il suo bambino, se anche lei è mancata, mi dispiace, però è stato il bambino oggi vivo. E lì una storia veramente triste, perché eravamo con lui fino adesso. È una storia molto triste, che una donna con suo marito sono passati incinta, non sapeva che lei ha un tumore in sangue, eccetera. Lì è una storia veramente, anche raccontarlo per me è stato un difficile, perché ho trovato, io ho portato all'ospedale, io sono stato, anche quando è morta mi hanno chiamato la prima persona che sono stato contattato dall'ospedale di Molinetti, da Sant'Anno sono io, andato con loro al cimitero, ho seguito tutti fino a oggi, le seguo. Con lo scioglimento della neve ci sono stati scoperti vari corpi di migranti morti per il freddo durante la traversata. L'Europa può essere considerata una responsabile morale dell'accaduto? La domanda è molto complessa, molto complessa. Io credo che le responsabilità sono diffuse, sono responsabilità anche qualche volta individuali, perché non dimentichiamo che magari qualcuno di questi ragazzi che si è inerpicato sulla montagna è stato spinto a farlo da qualcuno che ci ha guadagnato, da un passeur, da un trafficante di uomini, per cui quelle responsabilità lì sono le prime che a mio avviso vanno individuate e represse. Sotto profilo generale, certo che l'Europa deve un po' comprendere qual è il suo destino, perché credo che Altiero Spinelli sull'isola di Ventotene immaginasse un'Europa quale quella che noi abbiamo avuto fino alla sospensione, per esempio, del trattato di Schengen da parte della Francia, cioè un luogo in cui le persone e le merci liberamente circolano. Questo ovviamente in un quadro di norme e di regole che tutti devono rispettare, siano essi europei, caucasici, africani, medio orientali. Con lo scioglimento delle nevi vengono fuori i corpi di cittadini che sapevamo avessero tentato il passaggio e non sono mai stati poi rinvenuti in Francia. Per quanto riguarda l'Europa, io non voglio considerare l'Europa mandante morale di queste morti. Sicuramente però l'Europa in questi mesi, ma soprattutto i paesi europei e in questo caso soprattutto la Francia, hanno delle responsabilità enormi nel non aver impedito che queste morti, che si sapeva sarebbero arrivate, che queste morti fossero impedite, perché si può anche discutere di politiche migratorie, ma non si può essere così inumani da prevedere la morte e non far nulla per evitarla. Ma d'altronde, in questo forse c'è una responsabilità dell'Europa, immaginare di scaricare o di devolvere
l'affrontare il problema della migrazione solo da alcuni paesi come l'Italia e la Grecia, che sono quelli più di frontiera, è un errore macroscopico. Ma c'è anche forse un'autocritica, perché gli stati nazionali forse devono capire se hanno giocato bene il loro ruolo. È sempre molto difficile andare a descrivere le responsabilità, ma io, come ho detto prima, partirei anche in primo luogo dalla responsabilità individuale di coloro che magari qualche volta, non voglio generalizzare, sono stati coloro che hanno mandato a morire delle persone. I rapporti con le istituzioni francesi sono ottimi, perché c'è una storicità di rapporto e di collaborazione fra i comuni di qua e di là delle Alpi, no? Con il comune di Briançon, il comune di Modane, il comune di Fourneau, il comune di Nevache, Bardonecchia, Ulss, Clavière. Per cui la collaborazione fra istituzioni locali è sempre ottima e lo sarà, continuerà ad esserla. Un altro tema è quello che invece riguarda più precisamente le attività di polizia, no? Che sono altra cosa, che sono regolamentate da altri statuti, da altre norme che con cui le municipalità non hanno in alcun modo a che vedere. Ci doveva essere una condotta da parte dei doganieri francesi che si attenesse alle norme esistenti, che sono protocolli binazionali di collaborazione di forze di polizia, che prevedono la compresenza in qualsivoglia attività di polizia di qua o di là dal confine delle due forze di polizia. In questo momento la situazione è una situazione di riflesso rispetto alla chiusura della frontiera verso Bardonecchia. Il comune di Ulss in realtà è il punto di partenza per raggiungere la rotta della Francia via Clavière e via Monginevro. È una situazione dove in questo momento sicuramente i numeri dal nostro punto di vista sono importanti, anche se ci rendiamo conto che il fenomeno è sicuramente ridotto rispetto alle frontiere tipo Ventimiglia. Come ti trovi a lavorare qua? Bene. Com'è il lavoro nel campo? Come funziona? All'arrivo abbiamo il gabinetto della polizia e loro vengono perquisiti. Poi dopo viene fatto lo SPID. Lo SPID che gli assegna un codice qui e noi, dai dati che forniscono allo SPID, noi gli facciamo un tesserino. Dopo loro passano qua, aspettano i risultati dello SPID, che dove vanno a vedere se hanno dei reati o cose che non vanno bene. Il risultato è tutto a posto, vediamo il kit di accoglienza, un kit di ricambio vestiario, un paio di scarpe, le ciabatte, il sapone, il dentifricio, la mette, posto letto, un pasto caldo, lo garantiamo a chi vuole stare qua. Poi nel frattempo abbiamo anche altri servizi, se uno vuole rinunciare al viaggio, mettiamo a disposizione un servizio, un'assistenza legale che potrebbe anche aiutarli a trovare magari il modo anche di rimanere legalmente sul territorio nazionale. La maggior parte della gente che viene qua ha come intenzione di andarsene via da qui. Noi abbiamo qui una trentina di richiedenti d'asilo, però è gente che ha provato più volte e che si è visto respinta, alla fine avevano ancora i presupposti per fare la richiesta di asilo, che forse magari non l'hanno mai fatto e gli si dà la possibilità di farlo. 10 meno un quarto. Stasera mangio una polpette con patate e riso con piselli. A che ora si mangia di solito? Alle 8. La prossima settimana devo cambiare orari più tardi, verso le 8:30. Perché c'è il Ramadan? Sì. Tu da dove che vieni? Io sono dal Pakistan. Sei in Italia da quanto? Quasi 3 anni. Come ti trovi a lavorare al campo? Io lo trovo bene. Come sei arrivato qui? Io sono arrivato come arrivano altri. Come hai trovato l'Italia? È stata accogliente? Io trovo molto bene. Già prima facevi il cuoco? No. Hai imparato qua? Tutto ho imparato qua. Ho lavorato 2 anni in un ristorante italiano, qui a Ventimiglia a Lungomare. C'erano state difficoltà quando sei arrivato in Italia? Come sei finito a Ventimiglia?
Io ho fatto viaggio, prima ero in Grecia, poi Serbia, Ungheria, Austria, è venuto qui in Italia, però non è venuto per stare qui, però poi non lo so, è venuto qui, ho già Ti firmato. Sei innamorato della cucina, di sì, la verità. Sì, ho firmato qui, perché ho visto, ho trovato subito bravi persone italiani, sempre con la Croce Rossa, firmato qui. La richiesta dell'asilo non lo facciamo per tutto, lo facciamo solo per chi lo richiede. Sapendo che la maggior parte non lo vuole fare in Italia, cioè diciamo il 3% della gente che arriva qua che lo vuole fare, comunque iniziamo a dargli vitto e alloggio nel campo e andiamo a studiare il perché, la loro storia, hanno ancora i requisiti per fare la richiesta d'asilo. Se hai i requisiti, noi la aiutiamo tramite la prefettura a fare la richiesta d'asilo e ci vogliono qui 2 settimane per trovare un centro d'accoglienza, credo che. E lì fanno tutto il percorso del migrante, tipo lì vanno a fare la scuola, l'inserimento lavorativo, l'inserimento sociale, l'apprendimento della lingua italiana, e in attesa della commissione. Più o meno dura un anno e mezzo a due. Allora, la prima cosa da fare è quella, aumentare le commissioni, cioè aumentare i giudici e implementare anche il personale che si occupa di esaminare le richieste di asilo. Poi questo sicuramente ridurrà i tempi di attesa, perché la maggior parte della gente che ha perso l'accoglienza è dovuto al fatto che i tempi erano troppo lunghi e non avendo abbastanza pazienza, tanti di loro sono usciti dal sistema di accoglienza pensando di andare per conto loro, invece è una fregatura, perché quando esci dal sistema di accoglienza non puoi più rientrare. Sei contento della scelta di rimanere in Italia o...? Sì, perché vedo che ce n'è da fare, anche se dico sempre che c'è più da fare in Africa che qua, però anche qua c'è da fare. Sì, cioè, ci sono tante persone che utilizzano lo slogan aiutiamoli a casa loro, però alla fine non si capisce bene che cosa vogliono dire. Beh, aiutarli a casa loro non sarebbe anche una cattiva idea, perché ognuno quando sta bene a casa sua non vede perché deve andare a cercare qualcosa in un'altra parte. Perché casa sua è sempre casa sua. Ti manca ogni tanto l'Africa? Sì, sì, vado 2 volte all'anno, però vado per poco, intanto per motivi di lavoro, tutto quanto, vado una settimana o due e torno, perché fare questo lavoro è molto impegnativo. Ma questi ragazzi che arrivano appunto non accompagnati, sì, da che situazioni vengono? Quelli che si vedono qua a Ventimiglia non accompagnati sono principalmente minori eritrei e afghani, tendenzialmente le due etnie in questo momento predominanti sono queste. Ovviamente hanno storie differenziate, però hanno un... tendenzialmente magari hanno 16-17 anni, però per i loro paesi, per le loro situazioni che hanno vissuto, sono già considerati adulti e in un certo senso anche come una speranza per le proprie famiglie di riferimento. Okay. E quindi hanno attraversato ovviamente situazioni inimmaginabili, a partire ovviamente dal viaggio in Libia. Dalla quindi comunque a casa loro hanno, diciamo tra virgolette, il consenso di far questa traversata? Dipende. Ci sono delle volte in cui c'è proprio o una rottura con il proprio ambiente familiare oppure proprio una decisione quasi fatta a tavolino, come per così dire un investimento, una brutta parola. Però comunque si punta verso magari un ragazzo giovane che ha le forze e le energie per sopportare la fatica di un viaggio così lungo. Io credo che sia dovuto riconoscere a tutti e soprattutto a questa cittadinanza che ci ha provato e continua a provarci. È chiaro che dopo 3 anni comincia ad esserci un po' di difficoltà in tutti, perché le possibilità e le prove che puoi fare diminuiscono e diminuisce la pazienza delle persone a cui chiedi di pazientare, di provarci, di continuare a sperare, e quindi insomma abbiamo ogni tanto degli attimi un po' di
definirei di sconforto, ecco. Poi il ruolo dell'amministrazione in realtà è molto limitato, perché noi siamo tenuti per legge ad occuparci solo dei minori stranieri non accompagnati. Tutto il resto della gestione del fenomeno migratorio è rimesso all'autorità centrale e quindi al Ministero degli Interni. E il nostro obbligo è quello di prendere in carico come tutela i minori stranieri non accompagnati, trovare delle strutture adeguate alla loro accoglienza in quanto minori. Se poi la permanenza effettivamente si concretizza e si stabilizza, è necessario l'inserimento scolastico nelle strutture pubbliche della città. Il vero problema è che in questa città la maggior parte delle persone in cammino e anche i minori arrivano per passare, e quindi di minori stranieri non accompagnati che effettivamente fanno il percorso scolastico qui da noi sono veramente numeri molto bassi. La presenza di questa tendopoli spontanea di cui parlavamo prima è stata una delle più grosse criticità, perché intanto raccoglieva numeri importanti, siamo arrivati a quasi 200 persone attendate nel fiume. E poi si erano creati dei fenomeni di microcriminalità all'interno e di contrapposizione anche con le persone che qua ci vivono, per cui abbiamo assistito a qualche sassaiola, danneggiamenti di auto. Cosa chiedereste all'Italia e all'Europa? Si può fare di più sulla questione dei migranti? Come farlo? All'Europa chiederei intanto di prendere coscienza della situazione e di farsi carico che l'essere Europa non significa soltanto rispettare dei vincoli di bilancio o verificare che non ci siano i dazi o cose di questo genere, ma significa anche farsi carico delle parti deboli e quindi di affrontare il fenomeno stesso. All'Italia, visto che noi siamo ormai al terzo anno di quella che viene definita un'emergenza migratoria, avrei chiesto e chiederei una maggiore strutturazione dell'accoglienza, perché l'Italia è riuscita, secondo me, a strutturare bene la primissima accoglienza, cioè l'hotspot, l'ingresso sul territorio, però poi si perde nella burocrazia e si perde nelle tempistiche, perché vogliono andare tutti in Francia o comunque tutti proseguire il viaggio. Beh, io questa domanda l'ho fatta ad alcuni di loro, che erano prevalentemente sudanesi il primo anno, e mi sono sentita fare un resoconto puntuale di quelle che sono le mancanze dello Stato italiano. Voi ci mettete 2 anni a darmi una risposta, e il più delle volte una risposta negativa. Devo fare ricorso, andare da un avvocato e aspettare ancora. In più, in quei 2 anni io non sono nessuno, non so cosa posso fare, non posso lavorare, posso fare soltanto attività di volontariato, non mi posso creare una vita. E anche quando ottengo il permesso di soggiorno, alcuni di loro erano qua, ospiti sotto questo ponte, proprio all'origine, quando ancora non c'erano le tende, no? E loro mi hanno detto: ma scusa, ma quello che ha chiesto il permesso di soggiorno gliel'hanno riconosciuto per motivi umanitari, è qui che dorme sotto il ponte con me. Vi sentite abbandonati dalle istituzioni? Cosa chiedereste all'Italia e all'Europa? No, i comuni sono un'innervatura fondamentale in questo periodo di grande confusione istituzionale, forse rappresentano per molti cittadini anche l'unico vero orizzonte istituzionale che essi conoscono. E quindi in questo senso noi abbiamo avvertito la responsabilità di giocare una nostra parte, di fare la nostra parte. Ci sono altri livelli istituzionali che ci devono soccorrere, ma anche da questo punto di vista devo dire che noi non ci sentiamo abbandonati, perché in particolar modo con la prefettura di Torino c'è stato un contatto continuo e abbiamo ricevuto sostegno non solo di vicinanza personale ma anche strumentale e di risorse. Poi c'è stata anche una effettiva vicinanza da parte della Regione Piemonte, da parte di alcuni politici deputati del Parlamento italiano e eurodeputati italiani che ci sono stati vicini e sono venuti a sincerarsi di persona su quello che stava accadendo. Sicuramente a un nuovo governo chiederei di rivedere un attimo le politiche europee sulla mobilità degli stranieri, soprattutto nel rapporto con la Francia. Se potessi parlare a tutte le persone che oggi pensano che
l'immigrazione è un problema, che cosa diresti a loro? Dire a loro che non devono avere le paure del diverso, perché questi ragazzi o queste persone che vengono in Italia come immigrati, la gente che hanno un problema serio, che rifugiano perché ci sono problemi. Avere paura di questo tipo di persone che già sono disperate è un problema anche per, non solo, un domani. Se uno viene e lascia, tipo io sono di Sudan, dove c'è una guerra in corso oggi, che è di Darfur, e che veniamo qua in Italia, che si salvo, si arriva in un'altra società che sentiamo noi dell'Europa, che Europa è democratico, c'è la legge, c'è la sicurezza, c'è la vita più alta di noi che veniamo, e se sentiamo che c'è qualcuno non lo vuole, non è che qualcuno, la società non ti accoglie lì, non hai, non so cosa posso dire, però non siamo pericoli veramente, siamo gente che cerchiamo solamente da vivere in modo sicuro, tutto finito. Non devono avere paura. Anzi, ci sono agenti oggi, anche nostra tempi, 14 anni fa, non sono oggi, oggi vengono ragazzi anche di universitari che passano di qua, veramente, ogni settimana passa uno o due universitari. Sarebbero risorse se anche sono gestiti in modo, o sono accolti anche in modo dignitoso, diciamo, o meno. Se non c'è, non c'è per tutti, però. Se quelle che ce la possono dare possono essere proprio una di loro.